questa ragazzi è la mia nuova moto. Era da un sacco che volevo farvela vedere perché io ce l'ho da circa un mesetto e mezzo e veramente per il momento ci ho fatto l'impossibile perché sono già stato in Calabria, infatti lo vedrete presto sul canale. Per una settimana ho fatto 1000 km lì, il tutto praticamente 4 giorni dopo aver fatto la 2. E la moto in tutto questo l'avevo comprata una settimana prima della 2. Quindi io praticamente in un mese ho comprato la moto, mi sono fatto la patente, ho messo a posto la moto dal meccanico e sono partito per la Calabria, in cui ci sono stato una settimana. Dopodiché sono tornato, l'ho utilizzato un altro po' qua in quel di Salerno e poi sono stato un weekend con Nu89 e tanti altri ragazzi ad Ascea. E infatti penso che sul canale di Nu dovreste trovare proprio oggi il video al riguardo. E infatti è proprio a causa di questo. Momento, momento, momento. Non è che è colpa di Nu che ha tirato fuori il video, semplicemente io sono rincoglionito. Pensavo di avere più tempo di farlo più in là, il video con calma, eccetera, eccetera. Dal momento che compaio nel video di Nu, che tirerà fuori a occhio e croce oggi, ho dovuto fare un video al volo di rivelazione della moto in 2 secondi, che sarebbe questo che state guardando oggi. Continuiamo. Perché vi volevo fare una ripresa molto più cinematica, molto più complessa, però non ho avuto il tempo materiale di farla. Presto quel video arriverà, prima o poi, perché lo devo ancora girare, però ci tengo molto a portarvelo. Intanto questo qua penso che sia uscito carino e spero che vi piaccia. Ma andiamo con calma. Perché ho preso questa moto? Diciamo che è una moto un po' insolita da vedere in mano ad un ventunenne. Beh, io comunque l'ho presa perché, come potete aver notato, io mi sono appassionato molto ai viaggi e con la moto che avevo, che ho tuttora comunque, perché tendo a precisare che il 90 c'è ancora ed è in garage. Beh, diciamo che con il 690 mi è impossibile fare viaggi un po' più complessi, sia per capacità di bagaglio, sia per comodità, sia per praticità stessa della moto, protezione dall'aria, eccetera, eccetera. Vabbè, è un motard ed è molto complicato viaggiare, soprattutto in due. Io spesso viaggio in coppia. Di conseguenza ero alla ricerca di una moto più adatta a quelli che erano i miei scopi. L'unica cosa, mi dispiaceva moltissimo vendere il KTM, anche perché con i soldi ricavati dall'eventuale vendita del KTM comunque non sarei riuscito a prendere la mia moto sogno, perché costa decisamente troppo. Quindi ho pensato, per il momento, al posto di rovinarmi la stagione e rimanere fermo in campagna, evitando di fare giri molto lunghi, mi prendo una moto vecchia con i suoi anni sulle spalle, che pago 4 soldi, ma che intanto mi permette di divertirmi. Alla fine così è stato. Infatti ho trovato questa moto, ero indeciso su vari modelli, ma ho capito che la Yamaha Super Tenere X TZ750 era il più indicato in base alle mie necessità. L'unico problema forse può essere il peso un po' troppo accentuato. Però è una moto con 70 cavalli, 200 kg a secco, che poi diventano 230-235 con il pieno e i liquidi, e poi aumentano a dismisura se andiamo ad aggiungere i bagagli, i borse laterali, il bauletto, eccetera, eccetera. Diciamo che in totale è una moto che raggiunge, credo, tranquillamente i 300 kg a pieno carico. E per me, che sono 1,70 m di tanto coraggio, risulta molto complicata portarla. Infatti, stesso nei video vedrete le mie prime difficoltà a guidare una moto così grossa e mastodontica per la mia stazza. In ogni caso, vedrete anche che mi ha dato moltissime soddisfazioni. Ovviamente, se vi può interessare più là, vi faccio un video al riguardo su come è differente la guida con una moto di 20 anni fa rispetto a una odierna, e fidatevi che cambia tantissimo. In ogni caso, la moto, giusto per presentarvela un attimo, è per l'appunto una Yamaha Super Tenere 750 del 1997, con veramente tanti chilometri, però devo dire che è tenuta bene. Infatti gira bene, non dà problemi, fino ad ora l'ho usata per 3000 km circa, non mi ha dato nessun tipo di problema. L'ho fatta giusto acconciare in qualche difettino che avevo, ma è normale quando si compra una moto usata, ma per il resto va perfetta. E infatti sono molto soddisfatto dell'acquisto, anche se comunque è stato un acquisto particolare, e come ho già detto vi farò un video al riguardo su quando si fanno questi azzardi come ho fatto io, perché io prima di comprarla non avevo guidato né una moto vecchia né un pachiderma del genere, e né tantomeno la moto stessa l'ho comprata senza guidarla, ma là poi ve lo faccio in un altro video. In ogni caso spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel like e soprattutto scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate, perché sono davvero curiosissimo. Presto arriveranno sul canale video su che cosa monta, su come mi sono organizzato per determinati viaggi e su che cosa vuol dire una moto del genere a 21 anni e sulle differenze che ha una moto di 20 anni con un'odierna, soprattutto quella moto là che già da nuova non è che proprio era al massimo della performance, però va bene così. Quindi ci vediamo questa domenica se riesco a Quindi ci vediamo questa domenica se Porco di... Quindi ci vediamo questa domenica se riesco a portarvi un nuovo video e ciao.